L'anno Covid per l'artigianato è stato un anno di sofferenza e quanto emerge dal report dell'Ufficio Studi e Statistiche della Camera di Commercio di Firenze, nel 2020 la contrazione complessivamente è stata dell'1%, macro dato all'interno del quale ci sono tanti aspetti da analizzare. Per esempio, hanno sofferto di più le imprese individuali, bene al contrario SRL, imprese straniere. Indubbiamente un anno difficilissimo in cui, ad essere sinceri, forse ci aspettavamo dati addirittura peggiori, soprattutto per il settore dell'artigianato e delle piccole imprese. Non è tanto una contrazione, se vogliamo l'1% è un dato minimo. A me preme sottolineare il fatto che ci sono più di 1500 persone che nel nostro territorio hanno deciso di aprire un'impresa artigiana nell'anno del Covid. Dobbiamo imparare a leggere questi dati per calibrare le azioni del futuro, capire dove sono ambiti di crescita e dove impiegare eventuali somme di denaro per la ripartenza. L'1% di contrazione di imprese nel territorio della città metropolitana di Firenze equivale a meno 28.428 realtà, in linea con la flessione degli ultimi due anni e il trend negativo iniziato nel 2009. Il ridimensionamento delle iscrizioni ha riguardato in particolare il manifatturiero, meno 37,8%, la logistica, meno 51,3%, le costruzioni meno 11,2% e il settore altre attività di servizi, che comprende i servizi di estetica e cura della persona, meno 20,8%. Indubbiamente il capoluogo per ovvi motivi ha sofferto di più, principalmente per la carenza di turisti e non soltanto, perché noi dobbiamo pensare che l'economia di Firenze, che è indubbiamente manifatturiera, che è indubbiamente di costruzione, è fortemente legata al turismo, ma anche a tutto quel mondo dei servizi che è fermo ormai da mesi. Quindi le città si sono svuotate e mi preme ricordare, proprio sull'aspetto della città e del centro storico, che ormai soprattutto la categoria dell'artigianato artistico è a tutti gli effetti da pensare come filiera del turismo. Nonostante le difficoltà, sono cresciute del 2,4% le SRL artigiane, così come è consistente l'aumento di attività artigiane gestite da stranieri, 26,8% nella provincia di Firenze, rispetto al 21,9% toscano e al 15,4% nazionale. Il calo delle imprese artigiane è dipeso quasi esclusivamente dalle imprese individuali. Il calo, in termini percentuali in questo caso, è del 3,3%. Beh, si parte dalla fragilità dell'essere artigiano, no? Quindi sono ditte individuali nel vero senso della parola spesso, cioè partite IVA che rappresentano 1, 2, 3 persone al lavoro, dove l'imprenditore spesso è di fianco a suo figlio o a sua moglie, magari con un dipendente, ma la fragilità di una piccola impresa è imparagonabile alla multinazionale, all'impresa strutturata. Anche perché spesso, e questo non me ne vogliono insomma i detrattori da un certo punto di vista del piccolo imprenditore, tutti i soldi dell'imprenditore vengono reimpiegati nell'azienda. Come se ne esce? Con un grande gioco di squadra, con l'analisi dei dati veri, dei numeri veri, perché ricordo e ci tengo, si sa benissimo quali sono le aziende che hanno avuto meno il 70, meno l'80%. E allora, quando si parla di aiuti, deve essere chiaro, limpido, qual è la fetta da ristorare e da aiutare poi nel futuro. Riparte il corso di Business English di Export Hub Promo Firenze, azienda speciale della Camera di Commercio, per il miglioramento linguistico degli imprenditori che hanno rapporti con i mercati esteri. Il corso, in modalità online, è tenuto da insegnanti madrelingua o bilingue certificati ed avrà una durata di 12 settimane. Per le aziende iscritte al registro imprese di Firenze è previsto uno sconto sul costo di partecipazione. Per maggiori informazioni scrivere a exporthub@promofirenze.it oppure chiamare lo 055 26 71 462. Le tecnologie del CNR al servizio di industrie e piccole e medie imprese. In uno webinar programmato per giovedì 11 marzo dalle 10, rivolto a imprese, associazioni, broker e centri di innovazione digitale, responsabili ricerca pubblica, banche e investitori privati, e al personale del CNR interessato alla valorizzazione dei risultati della propria ricerca. Tutte le informazioni sulla pagina Facebook di Promo TT Instrument, un progetto di CNR e Union Camera, per accrescere l'interazione tra ricerca pubblica, investitori e impresa.
Aperte le iscrizioni per la selezione degli oli extravergini di oliva DOP e IGP della Toscana 2021. Campagna olearia 2020-2021. Un'iniziativa realizzata con la collaborazione della Camera di Commercio di Firenze e della sua azienda speciale Promo Firenze. Le domande online possono essere presentate fino alle 15.30 del 27 di marzo. La partecipazione gratuita è riservata ad un massimo di 80 campioni di oli. Tutte le informazioni e il bando sono sul sito della Regione Toscana. Scopri le altre novità su www.fi.camcom.gov.it.